Ciao fans della WWE, io sono Maxis Awesome 92 e il 2023 sta volgendo al termine. Un'annata parecchio buona per gli eventi mensili più importanti della World Wrestling Entertainment, a parte giusto una fase calante a fine estate e in autunno, ma nulla di troppo brutto, nessun show inguardabile, ma specialmente in Road to WrestleMania non esagero nel pensare di aver assistito ad una splendida marcia di avvicinamento verso lo spettacolo più importante dell'anno, lo Showcase of the Immortals. Quindi, senza perdere altro tempo, questi sono tutti i pay-per-view della WWE del 2023, dal peggiore al migliore. Numero 12, Fastlane. Non penso di sorprendere nessuno nel considerarlo il peggiore evento di quest'ultimo anno, nessuna sorpresa. Seppur migliore delle primissime e terribili edizioni, capace di raggiungere una risicata sufficienza, Fastlane 2023 è stato uno show piatto, senza mordente, assolutamente noioso da vedere e seguire. Vedendolo in diretta, nella solita live reaction, mi sono annoiato a morte, sembrava che non finisse mai, e sembra incredibile dire una cosa del genere parlando di un evento che ha proposto soltanto 5 incontri. Si parte bene con la vittoria di Cody Rhodes e Jey Uso dei titoli di coppia battendo il Judgment Day, ma arrivati all'incontro tag team con la Bloodline da una parte e John Cena e LA Knight dall'altra, oh cielo, l'entusiasmo aveva lasciato l'arena, 17 minuti interminabili, pallosi con un verdetto telefonatissimo. Gran peccato per Seth Rollins e Shinsuke Nakamura aver proposto un ottimo last man standing match per terminare una serata così noiosa, avrebbero meritato un palcoscenico più stimolante di questo Fastlane. Se volete ridere, c'è la press conference con main event Jay ubriaco, recuperate quella piuttosto che il pay per view. Numero 11, Crown Jewel. Quel soporifero tag team match di Fastlane servì per arrivare al main event di Crown Jewel in Arabia, con LA Knight nelle vesti di improbabile sfidante nel tentare di mettere fine al regno di Roman Reigns. Non un grande incontro, totalmente privo del pathos e dell'emotività che hanno sempre caratterizzato le difese titolate del capo tribù, main event fiacco che non so quanto abbia elevato lo status della megastar. Per il resto, sorprendente la vittoria assolutamente pulita di Solo Sikoa su John Cena con 13 Samoan Spike, ma inferiori a quelle che erano le aspettative, due match titolati, quello femminile tra Bianca Belair e Io Sky, almeno con il ritorno di Kairi Sane, e Rey Mysterio contro Logan Paul per la cintura degli Stati Uniti. Vittoria sporca dell'influencer grazie ad un tirapugni, dandogli modo di diventare il nuovo campione US. Esattamente come è successo a Fastlane, anche per Crown Jewel il miglior incontro della serata è quello di Seth Rollins, coriaceo abbastanza nel difendere il suo titolo mondiale dei pesi massimi contro Drew McIntyre. Avrebbe rischiato di subire l'incasso, ma per sua fortuna Sami Zayn ha rubato la valigetta a Damian Priest. Numero 10, SummerSlam. Lo show che ha dato il via alla parabola discendente tra agosto e ottobre, con eventi tutti quanti evitabili. Tutt'altro che imperdibile questa edizione del più grande party dell'estate, nonostante le grosse attese. La card presentata alla vigilia non era affatto male, ma purtroppo ci lasciò un pesante senso di delusione. Difficile da mandare giù specialmente per due fattori. Il primo, l'incontro tra Gunther e Drew McIntyre, valevole per il titolo intercontinentale. Dopo il triple threat di WrestleMania ci si aspettava un altro banger, e invece si rivelò essere un incontro normalissimo, la difesa meno impattante nel regno del Ring General. Mentre il secondo fattore non è un match, ma il finale del main event che fece infuriare molti tifosi. In realtà ampiamente pronosticabile, e mi riferisco al tradimento di Jimmy Uso ai danni del gemello Jay. Ma ammetto che anche io avrei preferito non fare così presto il turn di Jimmy, non subito dopo la Civil War. Da aggiungere come non mi sia piaciuta troppo nemmeno la sfida decisiva tra Cody Rhodes e Brock Lesnar. Una faida nata dal nulla, senza alcuna spiegazione e conclusa tra luce e vino con la bestia che, dopo la sconfitta, si rimangia all'odio nei confronti dell'American Nightmare abbracciandola al centro del ring. Finale stucchevole, esagerato, per una faida che non ha mai proposto il dream match che molti sognavano. Numero 9, Payback. Qui il ragionamento da fare è l'esatto opposto di quello fatto per SummerSlam, che ha deluso non poco. Le aspettative per Payback erano basse, diciamo pure sottoterra, influenzati dalla delusione del mese prima. Ma alla fine è stata una serata gradevole, nulla di storico o rivoluzionario, ma per certi versi sorprendente. Come non citare la faida tra Becky Lynch e Trish Stratus, pilastri di due diverse ere del wrestling femminile. In teoria c'erano tutte le carte in regola per una grande rivalità, ma nella pratica è stato qualcosa di atroce. Portata avanti per troppo tempo e addirittura ultimo incontro posticipato da SummerSlam a Payback. Ma come si suol dire, se la vita ti dà dei limoni, fatti una limonata. Steel Cage Match della Madonna. Nonostante la forte delusione per l'intera faida, le due ci hanno regalato una dura battaglia in gabbia. Miglior incontro della
serata al pari dello Street Fight per i titoli di coppia di Kevin Owens e Sami Zayn, contrapposti a Finn Balor e Damian Priest in rappresentanza del Judgment Day. Cacciarone e divertente, che con le infinite interferenze di Dominic Mysterio, JD McDonagh e soprattutto della Mami Rhea Ripley, ci ha dato dei nuovi campioni tag team. Pensandoci, Payback è stato per davvero la notte del Judgment Day. Numero 8, Backlash. Altro show per cui non ci si strappava i capelli alla vigilia, ma passato molto bene grazie al pubblico. Potrà sembrarvi poco, ma in realtà il calore portoricano ha impreziosito un evento altrimenti trascurabile. Prendete ad esempio il match con in palio il titolo femminile di Raw tra la campionessa Rhea Ripley e la sfidante Zelina Vega, accolta come una vera e propria idola di casa per via delle sue discendenze. Il loro non è stato di certo un incontro indimenticabile, ma la spinta del pubblico ha creato un bel clima. Così come la sorpresa nel sentire Io Sky incitata dai fan all'arena per andare contro Bianca Belair e soprattutto l'accoglienza riservata al vero eroe della serata, il rapper Bad Bunny, qui impegnato nel suo secondo incontro ufficiale contro Damian Priest in un Puerto Rico Street Fight, fantastico. Non esagero dicendo che se fosse stato il main event della serata nessuno se ne sarebbe lamentato. Invece tale onore è toccato alla sfida tra Cody Rhodes e Brock Lesnar, ma lì, come vi ho detto poco fa, resto molto critico. I loro match, seppur tutti sufficienti, non hanno mai superato un certo limite e anzi, si sono sempre tenuti ben lontani dalle vette che tutti speravano e credevano di vedere con questi due. Numero 7, Night of Champions. Tolto il brutto incontro tra Becky Lynch e Trish Stratus e lo squash di un minuto scarso per il titolo di Raw in cui Rhea Ripley ha asfaltato Natalia, la notte dei campioni è stata una serata positiva e piacevole. Partita col piede giusto, con la finale del torneo per decretare il nuovo campione mondiale ai pesi massimi. Un bello scontro tra AJ Styles e Seth Rollins, quest'ultimo protagonista di un sacco di bei match in pay-per-view. Il visionario, in qualità di campione, si è impegnato anima e corpo in ogni sua contesa e difesa titolata. Mi è piaciuto anche Gunther contro Mustafa Ali e Bianca Belair contro Asuka, con vittoria dell'Imperatrice. Ma la vera gemma è il main event, Kevin Owens e Sami Zayn contro Roman Reigns e Solo Sikoa. Dopo il fallimento degli Usos, scende in campo il capo tribù per riportare i titoli di coppia alla Bloodline, senza dimenticarci della gioia nel vedere finalmente l'Underdog from the Underground in terra araba. Quasi mezz'ora con un finale al cardiopalma, con l'arrivo di Jimmy e Jay che finalmente si ribellano a Roman. Il momento dei superkick è stato a dir poco fantastico, mettendo anche le basi per la Civil War samoana. Numero 6, Royal Rumble. A me è piaciuta molto questa edizione della rissa reale e vedendola soltanto alla sesta posizione in classifica dovreste quindi intuire che la qualità media di tutti i pay-per-view nel 2023 è stata parecchio alta, gran bell'evento. Si parte benissimo con la Royal Rumble maschile, ne avevamo bisogno di una bella dopo quella brutta dello scorso anno. Una rissa reale piacevolissima, coinvolgente, ben organizzata e col vincitore più sensato. Potrei dire le stesse cose anche per la Rumble femminile, con la giusta e dominante vittoria di Rhea Ripley, entrata col numero 1 e siglando un nuovo record di permanenza, 1 ora, 1 minuto e 8 secondi nel ring. La cosa bella è che si tratta di un record condiviso con l'entrante numero 2, Liv Morgan, l'ultima eliminata. Il punto debole di questo show, non permettendogli di arrivare ad una posizione più alta in classifica, è la sua parte centrale, con due incontri non proprio esaltanti, Bianca Belair contro Alexa Bliss e soprattutto il Pitch Black Match tra Bray Wyatt e LA Knight, un product placement alla Mountain Dew al Neon, che avrebbe dovuto dare il via al nuovo personaggio del Guru, ma in realtà è stato il suo ultimo match. Il main event invece è stato l'ennesimo scontro tra Roman Reigns e Kevin Owens alla Royal Rumble, anche se ricordato per lo straordinario finale con la sediata di Sami Zayn alla schiena del capo tribù, dopo essersi rifiutato di seguire gli ordini e mettendo in chiaro la sua decisione di lasciare la Bloodline. Numero 5, la seconda serata di WrestleMania 39. Col passare dei mesi, il mio giudizio sulla Night 2 della 39esima edizione dello Showcase of the Immortals si è leggermente abbassato, ma non più di tanto. Alla fine la considero comunque una gran bella serata. Se volessi trovare dei difetti, sarebbe un po' come cercare un ago in un pagliaio, robe personali o di poco conto. Per esempio mi aspettavo di più da Bianca Belair contro Asuka e non comprendo la scelta di far vincere Edge contro Finn Balor all'interno dell'Hell in a Cell, anche perché tanto la vittoria della Rated R Superstar non ha realmente messo fine al Judgment Day come promesso durante la costruzione di più mesi a Raw.
Ma per il resto, Brock Lesnar contro Omos è stato esattamente quello che doveva essere, e il triple threat per il titolo intercontinentale tra Gunther, Drew McIntyre e Sheamus è un candidato a match dell'anno. Persino il main event per le corone di campione indiscusso tra Roman Reigns e Cody Rhodes è stato ottimo, e anche se la decisione di rimandare l'inevitabile consacrazione dell'American Nightmare non smetterà mai e poi mai di farci discutere, non si può negare come abbia creato un momento di raro e genuino stupore. Numero 4, Survivor Series Wargames. Togliamoci subito il dente, il doppio ritorno di Randy Orton e CM Punk eleva questa edizione delle series. Rivedere la vipera dopo più di un anno d'assenza e soprattutto sapere che il Best in the World sia tornato in WWE anche dopo l'abbandono del 2014, quando ormai si era smesso di crederci, è stato bellissimo. Due momenti, due presenze a dire il vero, titaniche per concludere uno show come le Survivor Series. Per cui mai come adesso sono contento di poter dire questa frase, sono tornate a contare qualcosa. Finalmente, dopo più di un decennio di mediocrità, le mie amate series sono tornate ad emozionare. Il bello è che c'è voluta anche l'aggiunta di una stipulazione ancora più vecchia di loro, nata nel 1987. Mi riferisco ovviamente al Wargames che, per il secondo anno consecutivo, ci ha divertito e gasato. In particolar modo quello femminile, ricco di armi, momenti esagerati ed un bel racconto interno al match. Con Bayley disposta a sacrificarsi per il resto delle damage control, ma compagna non disposta a fare altrettanto. Potreste giustamente pensare che Santos Escobar contro Dragon Lee o Rhea Ripley contro Zoe Stark non siano state contese troppo esaltanti o degne di tale palcoscenico, ma come evento mi è passato benissimo. Da citare anche Gunther contro The Miz, non un capolavoro, ma dalla storia comprensibile e intrigante. Numero 3, Money in the Bank. Se per Backlash è stato determinante il pubblico di Porto Rico, si può dire la stessa cosa dei fan inglesi. Una cornice di pubblico indiavolata quella di Londra, per una gran bella serata di adrenalina e divertimento. Tanto per cominciare, i due ladder match, belli e caotici entrambi, anche se la mia preferenza va alle donne. Il finale in cui Io Sky utilizza le manette per tenere bloccate Becky Lynch e l'amica Bayley è geniale. Ed esattamente come è stato per le due risse reali quest'anno, anche le valigette sono finite nelle mani giuste. La vittoria successiva in casso della Genius of the Sky sta contribuendo al disfacimento delle damage control. E anche quelli che speravano nel trionfo di LA Knight dovranno ammettere che non è stato fatto alcun danno. Damian Priest, all'interno del Judgment Day, continua ad essere la scelta migliore per quella maschile. Al godimento dello show aggiungeteci un fuoriprogramma di John Cena a prometterci una WrestleMania nel Regno Unito, prima di essere interrotto da Grayson Waller, finito vittima dell'Attitude Adjustment. E un main event carico come non mai, la guerra civile della Bloodline, Roman Reigns e Solo Sikoa contro gli Usos. Incontro denso di emozioni e con un verdetto finale capace di far esplodere il palazzetto. Con Jay, anzi, main event Jay di nome di fatto, che schiena il capo tribù interrompendo la sua imbattibilità. Numero 2, Elimination Chamber. Non ve lo aspettavate così in alto, ma perché? Vi prego, ditemi perché ve ne siete dimenticati così presto. Vi concedo la delusione di Brock Lesnar e Bobby Lashley, finiti in squalifica, con l'intenzione di non continuare la faida per lo Showcase of the Immortals, a posteriori una scelta folle e finale che non ha soddisfatto. Ma a parte quello, cosa non è stato Elimination Chamber 2023? Per me è un evento ottimo, della Madonna! Da me definito come una delle migliori fermate nel bel mezzo di una rottura WrestleMania mai viste. La camera femminile, per quanto scontata, è stata piacevole, una buona prova da parte di tutte le partecipanti. Più riuscita del previsto la sfida tra Edge e Beth Phoenix da una parte e Rhea Ripley e Finn Balor dall'altra. La Chamber maschile è stata una bomba, non solo divertente e ricca di belle manovre, ma anche un'ottima vetrina per tutti i coinvolti, per di più gettando le basi per la rivalità personale tra Seth Rollins e Logan Paul. E dulcis in fundo il main event, candidato a Match of the Year e il mio personale preferito di tutto l'anno. Roman Reigns che difende il titolo indiscusso dall'assalto di Sami Zayn nella sua terra, a Montreal, in Canada. Ricco di pathos, emozionante e perfetto banco di prova per l'underdog una volta lasciata la Bloodline. E numero 1, la prima serata di WrestleMania 39. Forse un tantinello prevedibile, ma per il secondo anno di fila, la prima serata di WrestleMania è al primo posto. Nemmeno il deludente incontro d'apertura tra Austin Theory e John Cena per il titolo degli Stati Uniti è riuscito a far retrocedere di almeno una posizione tale evento. Una serata fantastica che, come detto, non è esente da difetti, ma ci presenta delle gemme di rara bellezza. Ma arriviamoci per gradi, che ne dite? Piacevolissima la passerella riservata ai tag team con il loro showcase match vinto dagli Street Profits. Logan Paul si conferma essere la miglior celebrità ad aver mai calcato un ring di wrestling, anche se, arrivati a questo punto, è
È ingiusto definirlo solo un VIP. Oramai è un part-timer fatto e finito, e da cattivo si trova nel suo habitat naturale, qui contrapposto a Seth freaking Rollins, in una contesa frizzante e dinamica. Ci si concentra di più sul lato umano quando ad affrontarsi sono un padre e un figlio, Rey e Dominic Mysterio. Ma gli ultimi due match sono delle bombe. Rhea Ripley che esorcizza un fantasma del suo passato, riuscendo ad avere la meglio su Charlotte Flair, dopo che la regina la sconfisse 3 anni prima a WrestleMania 36. E per la prima volta nella storia, i titoli tag team difesi nel main event tra gli Usos e la coppia di amici formata da Kevin Owens e Sami Zayn. Non sono mancati i richiami al passato e non sono mancate le lacrime, quando il Prize Fighter e l'Underdog hanno coronato un sogno comune, lottare assieme a WrestleMania. Questi erano tutti i pay-per-view della WWE del 2023, dal peggiore al migliore. In generale, gran bella annata in termini qualitativi, anche se avremo modo di sviscerarla ulteriormente quando usciranno anche le classifiche sul meglio e sul peggio, entrambe pronte entro la fine dell'anno. Voi invece cosa ne pensate? Quali sono, secondo voi, i peggiori e i migliori pay-per-view dell'anno? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.